Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Come tutte le mattine siamo qui per raccontarvi la nostra città, la città di Milano, la città metropolitana, quello che succede appunto in questa grande Milano di cui tutti vogliono parlare. Beh, siamo in arrivo a una data molto importante, il 20 di maggio, questo sabato, a Milano una grande manifestazione, una manifestazione che... molto probabilmente saranno anni che non si vede una manifestazione del genere, però insomma cerchiamo di non portare sfortuna all'evento e non mettere il carro davanti ai buoi. Ne parliamo però oggi con uno degli organizzatori che fa parte appunto del comitato organizzativo, che poi ci spiegheranno, è un comitato molto trasversale, non arriva da nessun partito in particolare o da qualche organizzazione particolare, tanti singoli si sono messi insieme per organizzare questa manifestazione. Io do il benvenuto e il buongiorno a Luca Paladini. Buongiorno Luca. Buongiorno Fabio, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui con noi. Appunto, dicevo, il 20 maggio, una grande manifestazione per o contro cosa? No, assolutamente per, nel senso che una volta tanto si decide, purtroppo le cronache dei giornali spesso sono riempite da manifestazioni contro, nel senso gente che mette blocchi in strada, che alza metaforicamente non solo muri contro la presenza o l'arrivo di cittadini migrati nei propri paesi o nelle proprie città. Noi per una volta andiamo in piazza a smontare tutti questi muri che sono nelle nostre teste, sono purtroppo nelle nostre città anche fisicamente, dicendo che c'è anche un'altra città, c'è un altro paese che invece è a favore della presenza di cittadini migranti nelle nostre città e non vive in modo impaurito il fatto che questi siano parte della nostra città e del nostro paese. Ovviamente anche le persone che vengono qui, soprattutto le persone che sono qui e che sono in fuga da guerre o da situazioni di sofferenza nei propri paesi d'origine. Ecco, infatti, quello diciamo del tema quello del tema dell'immigrazione, e non è questo il tema in realtà, perché stiamo parlando appunto di gente, non è un immigrato semplice, mi verrebbe a dire, ma appunto parliamo di profughi, parliamo di gente che fugge da situazioni ben più gravi, e poi comunque quella invece dell'immigrazione che semplicemente è la spinta al voler cercare una vita migliore che in alcuni paesi, ahimè, non si può dare la colpa a qualcuno solo di essere nato in un posto più sfortunato del nostro, anzi forse già quella sfortuna, perché dargliene altre? Non può rappresentare una colpa il fatto di essere sfortunati e nascere in un paese dove senti il bisogno di emigrare. Ecco, non può essere una colpa e tantomeno può diventare una cosa per la quale infrangi una legge. No, infatti insomma, non dovrebbe essere proprio neanche sul piatto. Assolutamente. Purtroppo invece sappiamo bene che è un tema sul quale ci si cavalca in politica, ci si cavalca anche da molti anni, e certi partiti hanno fatto, tra virgolette, fortuna proprio sulla pelle dei cittadini migranti. Tant'è che appunto questa manifestazione è diventata un po' da tutti chiamata una manifestazione antirazzismo, in un certo senso è diventato. Mi viene da dire però, nel 2017 siamo ancora a dover parlare di razzismo. Beh, le cronache di tutti i giorni purtroppo registrano fatti di razzismo in questo paese come in altri paesi dell'Europa. La crescita anche di movimenti di estrema destra sta a significare che evidentemente è un tema sul quale si soffia sul fuoco. E per fortuna in Francia è stato fermato in un certo senso uno di questi movimenti, però è ancora molto presente nel mondo occidentale che esistono formazioni politiche che, appunto, come dicevo qualche secondo fa, ci marciano e cavalcano il tema. Quindi sì, il razzismo è una componente purtroppo presente nella società di oggi, e io credo che il 20 maggio aiuti chi non è razzista ad avere un pochino più di coraggio nel rivendicarlo. È iniziato Barcellona, adesso sarà Milano, speriamo che questa staffetta venga presa anche da altre città e che quindi in Europa si cominci anche ad avere meno paura a portare una posizione che non è quella appunto di chi dice fuori da qui. Ecco, molti dicono di non essere razzisti, anzi il problema è nostro, è che ormai... Però dicono ma, io non sono razzista ma... Quando si dà il razzista a qualcuno, anzi si viene spesso e volentieri in una sorta di gioco dello specchio riflesso, viene ribattuta la situazione per cui il razzista passa a essere quello che in realtà dà del razzista all'altro, perché riconosce il fatto di avere davanti una persona che discrimina a secondo della razza, perché questo è il razzismo, non è nient'altro.
Però molti dicono non è razzismo il nostro, appunto, non sono razzista, ma insomma, gli italiani hanno bisogno, quindi ci sono tanti italiani che non arrivano a fine mese, ci sono italiani, ed è vero, che vivono in automobili, abbiamo visto delle immagini spesso e volentieri tragiche di gente che ha perso il lavoro magari a 50 anni e non può più rientrare in questo mondo del lavoro e quindi vive una situazione male, quindi va bene, però non possiamo aiutare gli immigrati perché ci sono prima gli italiani. Ecco, sì, questa è una cosa che personalmente, ma credo tantissime delle persone che scenderanno in piazza il 20 maggio, vogliono smontare, perché in realtà questa è una contrapposizione, tra virgolette, fra poveri. Cioè non è il povero italiano contro il povero emigrato, casomai scandalizziamoci quando ci sono delle buone uscite per i dirigenti che hanno rovinato l'Italia di milioni di euro, magari prendiamocela con quelli, perché poi i problemi veri sono quelli, non sono mettere un cassa integrato italiano contro un profugo straniero, perché qui si fa un gioco sporco, perché in realtà sono due soggetti, tutte e due vittime. Ma evidentemente il problema non sta lì, non è che levi una risorsa nei confronti del cassa integrato a favore del cittadino migrante. Ecco appunto, quindi io continuerò su questa linea, perché so che sono Luca, tu le risposte ce le hai pronte, perché appunto ha questo modo di controbattere a una semplice voglia di uguaglianza della società. Però, mio Dio, ci sono i terremotati che sono nelle case di legno, se non nei container, e invece mettiamo i clandestini negli alberghi a 5 stelle. Sì, siamo nel periodo delle fake news. Infatti, quindi nel periodo delle fake news girano informazioni per le quali gli immigrati fanno una vita fantastica, poi viene fuori che gli danno da mangiare il cibo dei maiali, notizia di qualche giorno fa in Calabria, che smonta un po' una delle tante teorie sul fatto che queste persone vivono alle nostre spalle in condizioni agiate, così ovviamente non è. E una cosa anche che spesso mi colpisce è quando viene citato il fatto che magari queste persone hanno un telefono e hanno magari la linea wifi dentro il centro nel quale, come se questa cosa venisse considerata un privilegio. Wifi, no? Esatto, ma non è la famosa canzone di Bello Figo, no? Che dice wifi. Ecco, ma questa cosa di avere un telefono e di avere una linea wifi non è un privilegio, è semplicemente l'unico mezzo che magari hanno per poter telefonare in Siria, in Egitto, non so dove, per dire mamma sono arrivato e sono vivo. Questa cosa a volte non è sottolineata ed è considerata appunto un privilegio. Secondo te a far passare questo messaggio, a far capire alla gente appunto che nel 2017 io credo avere un iPhone 3 anche, o un Samsung anche della penultima generazione, per un clandestino, per un immigrato, per un profugo, per chiunque venga da lontano, in realtà è veramente l'unico. A me è capitato di congiunzione con la... A me è capitato in pochissime occasioni, c'è chi l'ha fatto continuativamente, a cui va un ringraziamento credo di tutta la città di Milano, di passare dalla stazione centrale nei mesi nei quali c'è stato proprio dentro la stazione centrale un servizio di aiuto immediato per le persone che arrivavano. E devo dire che ho visto parecchi ragazzi e ragazze che facevano telefonate accorate nel proprio paese di origine. Ecco, magari se uno vive quei momenti, quelle situazioni, capisce che non stiamo parlando di privilegi, ma stiamo parlando semplicemente di un bisogno di comunicare con la propria famiglia il fatto che appunto magari nel Mediterraneo non si è annegati. Ecco, tu arrivi dalla zona 8 di Milano, dove ad esempio è stata una bella esperienza quella della, quella della caserma Montello. Ecco, sì, quello è proprio un esempio perfetto. La cittadinanza, o meglio, la cittadinanza secondo i giornali, come viene da dire, qui ci tiriamo fuori, noi di Milano News, sembrava un po' spaccata. C'è da una parte, anzi c'è stato chi, con Salvini alla testa, è andato lì per dire qui non devono venire, qui non ci deve venire nessuno perché viva l'esercito, di una caserma tutto che non era più utilizzata, non so quale. No, non era più. Infatti, dismessa. Sembrava invece che portavamo via chissà cosa le forze armate italiane. Il giorno dopo un quartiere intero invece ad accogliere, a dare il benvenuto e a fare una festa insieme ai nuovi arrivati. Sì, ti ringrazio di aver citato proprio l'esempio di Milano, di Zona 8 Solidale, che secondo me proprio racconta benissimo quello che dicevo prima, vale a dire come a volte si ha la sensazione che sono tutti razzisti perché semplicemente chi non lo è non ha la forza e non ha la voce di dirlo. In Zona 8 si è creato questo movimento che ha raccolto le esperienze più disparate, ha messo insieme realtà veramente molto diverse fra di loro
ed è nato e ha letteralmente smontato quel castello di paure, di ossessioni, di fobie che era nato in zona, perché un comitato aveva detto che l'arrivo di questi cittadini alla di questi migranti alla Montella avrebbe causato le peggio cose. C'erano dei cartelli precedenti al loro arrivo pazzeschi, non potrete più portare in giro il cane, alle 7 di sera ci sarà il coprifuoco, delle cose incredibili. Questo comitato ha smontato tutte queste teorie basate sulla paura. E si è scoperto che in realtà Zona 8 non era assolutamente un quartiere razzista, semplicemente si era fatto un pochino soffocare da questo vento che avevano spinto i Salvini, la Russa di turno. Segnalo, e non mi sembra marginale, che dal 1 novembre, dal giorno in cui alla caserma della Montello sono entrati i migranti, reati commessi intorno all'area della, di Via Caracciolo, zero. Zero. Ecco, guarda, ti porto ad esempio, proprio oggi esce un articolo da cui, che, con cui proprio vogliamo avvicinarci anche noi di Milano News al 20 di maggio, dove cerchiamo di analizzare un po' il fenomeno, appunto, da una parte dei profughi, dall'altra dell'immigrazione, di quell'immigrazione che esiste a Milano, che esisterà sempre. Il 19,25% dei residenti cittadini milanesi sono di provenienza di paesi extracomunitari, di paesi stranieri, anzi scusate, paesi stranieri, quindi parliamo anche semplicemente dei francesi e... tutti parlano tanto di siriani e tutto, poi si va a vedere i numeri, scopriamo che le Filippine sono quelli che hanno più cittadini a Milano, in Sri Lanka anche, quindi insomma non è sempre appunto... Che li troveremo tutti in piazza tra l'altro. Che li troveremo tutti in 20... Perché tante, tantissime comunità hanno ovviamente aderito alla marcia. Ecco, abbiamo analizzato però anche, da pochi giorni il Ministero degli Interni ha dato diciamo le quote profughi ai comuni della città metropolitana, cioè il massimo di profughi che verranno destinati all'accoglienza nei, nei comuni della città metropolitana. Nella fattispecie noi abbiamo analizzato il settimo milanese che avrà un numero massimo di 54 profughi su 20.000 abitanti, quindi abbiamo semplicemente anche potete trovare sul nostro sito dei grafici che spiegano bene anche davvero la quantità. Uno ne ho visto. Ecco, e parliamo veramente di un omino ogni tantissimi omini. Ma la cosa che mi ha colpito era la frase di un nonno che alla propria sindaca, perché abbiamo la sindaca donna a Settimo Milanese, ha detto, la sindaca già lo sa, gliel'ho già detto, io i profughi non li voglio, non fosse altro per il bene dei miei nipoti. Ecco, io vorrei capire in questa frase... Ah, però io non entro nella testa di questo nonno, però posso pensare che... possa portarci, che cosa il nipote... Può succedere con l'arrivo di questi 54? Si torna alle paure di cui parlavo prima, paure poi neanche concrete, paure sentite, paure perché la TV le ha dette, perché il politico le ha dette, poi magari nel concreto chiedi nello specifico ma cosa ti è successo, ma quali elementi hai per dire che tuo nipote è a rischio, e poi le prove magari non ci sono. Perché poi, ripeto, l'esempio della caserma Montello sta lì a dimostrare che il quartiere non è andato a ferro fuoco, non è cambiato nulla. Anzi, un pezzo di quartiere ha trovato nuove persone con le quali magari interagire. Chi sono i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne che sono alla Montella in questo momento, ad esempio? Beh, c'è una varia umanità. A me piace raccontare una cosa che sta succedendo alla Montello. Nascono delle vite, cioè è già successo in, se non sbaglio, 2 o 3 occasioni che ci sono delle giovani ragazze che hanno messo al mondo dei figli che nascono quindi e che sono in un certo senso cittadini di Milano. Sono ovviamente persone che stanno facendo il percorso per ottenere un permesso di soggiorno e sono persone che scappano ovviamente da situazioni di enorme difficoltà, perché o c'era la guerra o c'erano comunque delle condizioni nelle quali non si riusciva più a stare e a vivere. Mettiamoci in testa che se ci sono persone che rischiano la propria vita prendendo un barcone, vuol dire che dove stanno è una situazione tale per cui vale la pena rischiare la vita. Allora, e già questo credo sia un elemento per farci dire che non è che vengono qui con... Mi metto il cappello dell'uomo della strada che facevo prima quando ti facevo le provocazioni, ma no, non... fanno pochi metri perché poi ci sono le organizzazioni e le ONG che vanno a prendere pochi certo. metri dalla... Non me ne stai risparmiando uno, di luoghi costa, comuni. Infatti. Di luoghi comuni... Poi voglio che mi rismonti questo dei comuni, Luca. No, no, assolutamente. No, rispondiamo con un documento che con un lavoro giornalistico secondo me davvero interessante e coraggioso ha appena fatto l'Espresso, che ha raccontato come nel 2014 sono annegati 60 bambini nel mare Mediterraneo perché
una navetta italiana non è riuscita ad arrivare in tempo, anzi ci sono state anche delle ore purtroppo dove si è perso molto tempo e non si è arrivati a soccorrere queste persone. Ovviamente le ONG non si occupano di andare fisicamente a soccorrere le persone, questo ci pensa la Marina Militare, però ecco, è molto molto pericoloso rischiare di sparare a zero in maniera cieca sulle organizzazioni non governative, perché nel 99% dei casi parliamo di persone che salvano in una maniera non fisica, nel senso non tirano su dall'acqua i bambini e le persone, però poi una volta arrivati a terra si occupano di far sì che queste persone possano avere dei minimi mezzi di sostentamento. E se cominciamo a dire che, per carità, poi ci possono essere situazioni di illegalità, ecco, ma sparare nel mucchio è molto molto pericoloso, perché poi è un fenomeno che non riesci più a controllare, come per la politica tutti ladri, diventa che tutte le ONG sono ladre e si finisce con, come temo stia succedendo, non dare più neanche attraverso il 5 per 1000 sostentamento a realtà che invece ne hanno molto bisogno. Ecco, fammi dire una cosa a cui tengo molto. Ci sono a oggi, credo abbiamo superato le 800 adesioni tra associazioni. Volevo chiederti, ma non te le chiedo allora. No, 800 no. No. Ovviamente ci sono tantissime ONG dentro. Ci sono realtà che molto molto raramente hanno dato l'adesione a manifestazioni di carattere, chiamiamole politico. La presenza e l'adesione di un'associazione come me, non so se è un'associazione, però insomma, di Medici Senza Frontiere è davvero una medaglia che la marcia del 20 maggio si mette al petto, perché è una presenza molto significativa, oltre ovviamente a Save the Children, UNICEF Italia, ci sarà anche la Croce Rossa, un'altra realtà che difficilmente dice aderiamo a una cosa. Croce Rossa di Milano ha dato l'adesione. Cosa può essere che ha spinto queste realtà allora? Io credo tantissimi sono stufi appunto di far sì che in TV, nelle piazze, si vedano solo quelli che urlano contro. Credo ci sia la voglia di dire no, esistiamo anche noi e non è detto che siamo la minoranza. Ecco, adesso faccio un salto un po' azzardato, però mi ha sempre colpito questa cosa. Al Museo della Shoah c'è una scritta, al memoriale a Milano, c'è scritto indifferenza. C'è una grandissima indifferenza scritto a caratteri cubitali. Quanto c'è stata indifferenza anche su questo tema, e forse magari a questo punto, però perché anche chi magari appunto non è razzista, ma come dire, ha lasciato un po' troppo scorrere per paura di essere magari additato come bacchettone, come rompiscatole, come quello che sì, adesso c'è un termine che io trovo tremendo, che è buonista. Sì. Che è buonista, che non vuol dire nulla. Però quando uno vuole dire ma no, in realtà sono esseri umani anche loro, aiutiamoli, basta con questo buonismo. Io non so chi l'ha fatto, l'ha ideata sta parola. Forse una parola che andava per i panettoni Bauli e poi è stato. Purtroppo è stata sdoganata da qualcuno ed è diventata patrimonio di un pezzo di chi fa politica o di chi comunque fa dibattito in TV sulla politica. Non è essere buonisti, è essere semplicemente umani. C'è una bella persona che purtroppo non c'è più che diceva appunto restiamo umani. Ecco, restiamo umani e lo facciamo il 20, lo facciamo però anche il 19 e il 21 possibilmente. Quindi assolutamente può darsi che ci sia stata una sottovalutazione e si è lasciato poco argine. Perché mi trovo spesso a parlare con gente che dice no, hanno ragione a dire che non, cioè che bisogna essere appunto più umani e tutto, però non si espongono in prima persona, hanno paura a farlo. Se sui social qualcuno scrive qualcosa di tremendo, come ecco, non so, posto una foto classica dei social, posto una foto di Rom e sotto qualcuno che scrive io porto la benzina, quell'altro di meno, io porto le accendine, oppure sotto notizie di tre bambine che muoiono bruciate in una roulotte, tre di meno, insomma, nessuno che però abbia il coraggio di dire, o meglio nessuno, alcuni non hanno ancora il coraggio di dire guarda che sei razzista, guarda che stai scrivendo una cosa che non devi. Beh, sicuramente io credo che il 20 maggio serve anche quello, nel senso, appunto, come ti ho detto prima, provare a dare forza. Se facciamo una manifestazione di piazza con migliaia e migliaia di persone, forse anche chi fino adesso è stato timido si rende conto che può smettere di esserlo e far sentire la sua voce e dire guardate che io non sono il solo che la pensa come me e che pensa che quello che tu stai scrivendo, stai dicendo è una cosa razzista, che poi siamo ben oltre il razzismo nel momento in cui tu esulti per la morte di qualche bambino, di qualche comunque cittadino immigrato. Disumanità. Siamo alla disumanità, non siamo neanche al razzismo. In questo periodo appunto l'emergenza comunque, che è più o meno emergenziale, poi non si sa quanto lo è davvero,
C'è però da poco in Italia un nuovo decreto che decide, dà delle nuove linee sulla gestione dell'immigrazione, che è il decreto Minniti. È Sì. stato da subito una pietra dello scandalo per alcuni, una soluzione per altri, c'è chi li applaude, c'è chi grida veramente allo scandalo. Quanto la manifestazione di sabato ha a che fare con il decreto Minniti e se c'è una presa di posizione oppure no da parte degli organizzatori? Allora, io ti dico una cosa, io faccio parte a livello individuale, poi il movimento che rappresento ha aderito, ma a livello personale io che sono dentro il gruppo organizzatore ti posso dire senza problemi che a me il decreto Minniti fa abbastanza schifo. Quindi questo per dirti che è una manifestazione plurale che tiene dentro persone che magari anche su iniziative del governo hanno posizioni molto diverse. E posso aggiungerti che ci sarà un pezzo del corteo che partirà dallo striscione Nessun uomo è legale, che ovviamente avrà una presa di posizione molto dura, molto critica nei Naturalmente. confronti del decreto Minniti, che in alcuni punti è Quali sono i davvero. punti E più c'è questo, critici? più che punti, è la sensazione che dà. È che più che una guerra alla povertà, sia una guerra nei confronti dei poveri. Il fatto che vengano disposti, a seconda della discrezione di un sindaco, dei DASPO di anche pochi giorni o poche ore nei confronti di persone che magari si limitano a dormire in una stazione o che sono in una situazione di indigenza, non è una bella cosa, anche perché parliamoci chiaro, questo decreto messo nelle mani di qualche sindaco leghista può procurare dei danni incredibili. E non solo purtroppo sindaco leghista, ci sono situazioni anche di questi giorni di sindaci del Partito Democratico che hanno preso in mano il decreto e l'hanno usato in un modo che a mio modo di parlare, anche qui si torna alla parola disumano, è disumano. A Sassuolo sono stati cacciati 3 persone che chiedevano la carità in modo. Come si può chiedere la carità Certo. se non hai da vivere e da dormire? E sono state allontanate dalla città di Sassuolo, tra l'altro per poche ore, 2 giorni. Tu sai cosa cambia, nel senso che poi, tra l'altro, è anche inefficace oltre ad essere Sì. non bello da un punto di vista etico, perché poi, ovviamente, queste persone non sanno dove andare e tornano a Sassuolo o da dove sono state cacciate. Quindi c'è una parte consistente di questo corteo che avrà delle parole d'ordine anche abbastanza dure. Io poi non sono dentro quelle realtà, ma io credo non ci sia nulla di male, anzi sono contento che questi gruppi parteciperanno alla manifestazione e che daranno il loro contributo, che è comunque importante. Anche se mi fai dire una cosa legata ai Sì, Sentinelli, anche i sì, Sentinelli che comunque staranno nella parte non sì. contestataria del corteo, Ok. mettiamola così, questo poi lo vedrete in piazza sabato, avranno dei cartelli, dei modi per dimostrare che il decreto Minniti non ci piace Non neanche a ti noi, non piace. ci piace neanche a noi. E poi dei sentinelli ne rinvitrò, ne parleremo perché insomma è una bella realtà ormai super conosciuta a Milano e, che nasce appunto da un'idea tua e di altre persone che insomma avevano a cuore quella dei diritti civili e di una laicità dello Stato come tra l'altro no, dimmi. Tra l'altro, a chi ci chiede ma perché voi aderite a una cosa del genere? Noi è 3 anni che scendiamo in piazza per i diritti civili, Sì. figuriamoci Beh, Ius Soli, credo che avete anche fatto molte delle sue Ius se Soli, mi abbiamo ricordo. fatto iniziative anche su tematiche di questo genere, ma inevitabilmente quando si parla di diritti ci sentiamo chiamati in causa e ci sentiamo di scendere in piazza perché o sono quelli civili o sono quelli uguali, ma sono sempre diritti. Guarda, da giornalista io vi chiedo davvero di andare avanti come state facendo, ma soprattutto di smontare tutte quelle famose fake news che ti butto lì, appunto, come questa che adesso ti dirò prima di chiudere, che è, ma perché dobbiamo aiutarli alla cascina Montella? Aiutiamoli a casa loro. E io ti faccio vedere una foto di Aleppo e ti faccio vedere che non c'è una casa in piedi e ti dico, casa loro è questa roba qua. Perfetto, diciamo che se si riesce ad avere l'umanità, e forse molti mi dice l'hanno, ma forse sono un po' paura a tirarla fuori, di capire che il discorso appunto è questo, di aiutare persone che sono realmente in difficoltà, che non stanno scappando per cambiare il modello di iPhone, ma che anzi stanno scappando per cercare una vita migliore, che se chiedono di fare un telefono, se vogliono un wifi è perché hanno Non è un bisogno di rimanere privilegio. collegati con magari l'unico parente che è rimasto o la mamma che non ha potuto viaggiare insieme a loro, insomma,
Io spero, mi auguro che il 20 maggio tanta bella Milano sia in piazza, a prescindere poi dalla politica di tutti i giorni, nel senso che poi dopo ci saranno sicuramente, come dicevamo appunto, varie anime, varie... Anche perché poi dal 21 si torna a fare politica, nel senso di discutere sulle leggi. Chi più, chi meno, chi vorrà tutte le frontiere aperte, chi vorrà i controlli, chi dirà certi controlli sì, certo no, chi vorrà la moschea, chi non la vorrà, e poi si tornerà a parlare anche di quello che Milano è ciclica nel riproporre il tema della moschea a Milano. Però appunto il 20 maggio è importante a questo punto esserci tutti per far vedere che siamo una città europea ed umana, mi viene da dire. Sì, ripeto, poi Milano prende la staffetta da Barcellona. Barcellona aveva fatto qualche mese fa una manifestazione con 200.000 persone, io non so se si riuscirà a replicare i numeri di Barcellona, ma comunque tante persone scenderanno in piazza anche a Milano, e quindi sì, l'idea è che Milano sia un luogo riconosciuto dove comunque la civiltà è avanzata e dove c'è un sistema per cui le persone non si sentono respinte. Va bene, Luca, siamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo, diamo l'appuntamento per sabato precisamente. Sabato partire dalle 14.30, Porta Venezia, sarà una manifestazione colorata, lunga, sicuramente partecipata, che terminerà in Piazza del Cannone intorno alle 17. L'invito a esserci tutti. Benissimo, allora grazie mille di essere stato qui con noi oggi, ci vedremo sicuramente sabato, e poi comunque allora, ti rinviteremo per parlare anche di Sentinelli, di quello che quasi quotidianamente fate a Milano, perché ormai tra due fate eventi sempre un po' diventa molto lavoro, partecipati e molto divertenti anche. Grazie davvero di essere qui con noi. Grazie a te, ciao. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione di Milano News, sempre in diretta, con largo spazio alle segnalazioni che ci arrivano dai gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook. Grazie mille, arrivederci, a presto.